tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Ospedali e uffici vietati alle donne con il burka. La Lega Nord ha chiesto alla Giunta regionale lombarda, che si è detta favorevole, di adottare provvedimenti efficaci per la sicurezza interna. Alla luce dei recenti accadimenti che hanno sconvolto l'Europa, non possiamo permetterci nessun genere di leggerezza, ma soprattutto non intendiamo accettare che siano consentite pratiche religiose antitetiche con la nostra cultura e che possano potenzialmente mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Queste le parole di Fabio Rolfi, vice capogruppo del Carroccio. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo sul fatto che le donne con il burka non possono entrare negli ospedali? Ma non credo sia quello il problema, cioè non vedo, hanno la loro cultura, è giusto che, che rispettino la nostra, è giusto che noi rispettiamo la loro, non credo siano loro il problema, non credo che il burka possa causarci dei problemi. Sì, vedendole possono far paura, tra virgolette, però insomma vietarlo mi sembra la soluzione giusta, anche perché anche loro hanno bisogno dell'ospedale e quindi è giusto che vi accedano. Una soluzione potrebbe essere comunque cercare di imparare noi ad accettarle o chiedere eventualmente a loro di rimuovere il velo nel momento in cui accedono a luoghi pubblici tipo ospedali o uffici. Sì, magari scoprire semplicemente non solo il viso, cioè non solo gli occhi, tutto il viso, poi che vogliano coprire tutto il resto, quello non credo sia un problema, non credo che sotto possano nascondere chissà cosa, cioè lo nascondono tutte altre persone. Però sì, insomma, l'accettazione deve essere reciproca assolutamente, da parte di nostra e da parte loro. Guarda, ci vuole un buon senso e quindi un po' vagliare la situazione in ogni occasione di queste qui. Non sono né a favore né a contrario, ma il buon senso che risolva la situazione. Quindi in questo caso come si potrebbe? Lei ha qualche idea o qualche suggerimento in merito? Idea o suggerimenti, non sono un politico, quindi qualche controllo in più negli uffici dove si presentano queste signore che possono creare pericolo nel discorso della Lega, ma non direi di... Dobbiamo convivere, ormai è una cosa globalizzata, quindi c'è davvero buon senso. Lei personalmente nel momento in cui si dovesse trovare in un luogo pubblico e vede una signora col burka, la mette a disagio o l'accetta senza problemi? Beh, resto un po' stranito, però sono qui e dobbiamo accettare che sono qui. Vuol dire che hanno avuto un permesso con le dovute pinze di vagliare, di valutare come fare. Ma secondo me non bisogna mischiare religione e politica, cioè la religione va rispettata, quindi anche loro hanno spazio, perché penso ci sono tipi e tipi di musulmani. Proprio perché ci sono tipi e tipi, come si fa, com'è possibile distinguerli senza però andare a ledere la loro fede e rispettando la nostra cultura, come si fa a gestire tutti questi aspetti? Beh, effettivamente è un po' difficile, però... Cioè è brutto radiare tutti, perché alla fine se cacciamo tutti loro dovrebbero cacciare noi dai loro posti e quindi ognuno rimarrebbe nei propri posti e basta. In Francia avevano già vietato il burka e altri simboli religiosi anche nelle scuole. Questa può essere una soluzione o può addirittura essere quello che lontanamente ha provocato quello che è successo a Parigi? Ma secondo me doveva succedere lo stesso, indipendentemente dal fatto di vietare o no, perché la Francia come altri posti sono abbastanza, partendo dalla religione, anche se questi penso che non rispettano soltanto la religione, sono abbastanza fuori di testa e basta, secondo me.